ci sia stato uno scivolone istituzionale su cui io non intendo fare marcia indietro, perché così non può funzionare. Nei rapporti tra la seconda città della Toscana e la regione tutta, e soprattutto su una scelta di questa portata. Non usa certo il fioretto il sindaco di Prato Matteo Biffoni nell'attaccare il presidente della regione Eugenio Giani. Il tema è ancora l'accoglienza dei migranti che già nelle scorse settimane ha visto contrapporsi Biffoni con i sindaci delle principali città toscane e Giani a proposito prima del centro di accoglienza per minori non accompagnati e poi del CPR, ma adesso la scintilla ruota intorno alla possibilità di ospitare i migranti dentro l'ex CREAF, la struttura di Via Galcenese a Prato, che doveva essere il fiore all'occhiello della ricerca tessile per poi finire travolto dai debiti, con conseguente inchiesta penale e infine riconvertita a scopi sanitari durante l'emergenza Covid. Gianni, parlando con i giornalisti, ha ammesso di stare studiando con la prefetta di Prato, Adriana Cogode, la possibilità di usarlo adesso per l'accoglienza dei migranti. Ieri ci siamo sentiti con la prefetta di Prato, mi diceva: ma il CREAF si potrebbe adattare, e quindi abbiamo ragionato come e perché potrebbe adattarsi. Una proposta destinata a sollevare un polverone prima istituzionale e poi politico e sociale. C'è un come e c'è anche un cosa. Il come è che io penso sia stata una mancanza di rispetto quella di non sentire. Almeno prima di annunciare un fatto così impattante, cosa ne pensa il sindaco o comunque l'amministrazione cittadina su un impatto così importante che avrebbe un luogo, e qui siamo al cosa, così significativo. Aprire il CREAF significa, basta parlare con un operatore, pensare a numeri molto grandi. Io penso che sono contrariamente esposto da tempo sui grandi centri, figuriamoci in un luogo del genere, fra l'altro che doveva diventare un ospedale comunità. Penso che sia una modalità di accoglienza che non funziona, che non è quella toscana, che è l'esatto opposto. Tutto questo mentre gli arrivi di migranti a Prato sono continui. Solo nelle ultime ore se ne sono aggiunti altri 8 distribuiti tra i vari CAS presenti in città e in provincia, che ormai sono ai limiti della capienza.